Blitz antidroga alla stazione a Porta San Pietro. A Lucca la polizia identifica 50 persone, sequestra dosi di cocaina ed hashish. Taglio del nastro per il nuovo parco sul fiume, inaugurata con la festa dello sport, l'area verde riqualificata dal comune grazie al PNRR con il sostegno della regione. Dipendenze in aumento, un incontro a Capannori nella sala del Consiglio Comunale, si è discusso delle nuove emergenze post-Covid e delle strategie per affrontarle. Lo sport, la Lucchese ferma al palo, incastrata tra Bulgarella e il Comune. Nessuna novità dopo la fine del campionato, con i pezzi migliori già persi e poche idee per il futuro. Sullo sfondo l'annuncio di patron Bulgarella di voler fare un albergo nello stadio Porta Elisa. Le partite della nazionale si vedono ad Arte. Le prime tre partite degli azzurri della fase a gironi dei campionati europei saranno proiettate al Cinema Teatro Arte di via Carlo Piaggia a Capannori. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura la cronaca a Lucca con un'operazione della Questura contro lo spaccio di stupefacenti nella zona sud del centro storico e anche alla stazione ferroviaria. 50 persone identificate e dosi di hashish e cocaina pronte per lo spaccio sequestrate. Prosegue l'operazione a lungo termine della Questura di Lucca per liberare la zona della stazione dai pusher. La Polizia di Stato ha effettuato un altro servizio straordinario di controllo del territorio, il terzo in due mesi, finalizzato a prevenire reati urbani e lo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare è stata controllata la zona della stazione ferroviaria, dove sono stati identificati 10 cittadini extracomunitari, di cui uno irregolare, che dopo aver gettato a terra un involucro contenente hashish, ha provato a fuggire attraverso il sottopasso che porta in via Nottolini, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti che erano già pronti e appostati in zona. Il servizio è proseguito anche all'interno di Porta San Pietro, dove sono stati controllati 12 giovani, su uno dei quali il cane antidroga ha fiutato la presenza di sostanza stupefacente. Il giovane, vistosi scoperto, ha estratto dall'interno degli slip circa 50 grammi di hashish pronto per lo spaccio. Durante la stessa operazione è controllato anche un bar alle porte della città, dove all'interno sono stati identificati alcuni pregiudicati e dove il cane antidroga, nella siepe che costeggia i tavolini, ha scoperto 8 grammi di cocaina suddivisa in 5 dosi. Rimaniamo a Lucca, ma cambiamo argomento e ci spostiamo dall'altra parte della città, lungo il fiume Serchio, dove è stato inaugurato un nuovo parco. Un sole finalmente estivo ha accompagnato l'inaugurazione ufficiale del nuovo Parco dell'Infinito lungo via della Scogliera. Un'area verde completamente rinnovata dal Comune di Lucca grazie ad un finanziamento PNRR da 500.000 di euro. L'occasione per il taglio ufficiale del nastro è stata la Festa dello Sport, che ha visto convergere sul parco 45 associazioni del territorio che hanno dato dimostrazione di 22 discipline sportive. Ad inaugurare il nuovo parco, una folta rappresentanza del comune guidata dal sindaco Mario Pardini. È una bellissima giornata questa per inaugurare il rinnovato Parco dell'Infinito, il primo lavoro PNRR portato a termine da 550.000 euro, poi il lavoro fatto con la regione toscana, che ovviamente ringraziamo, il parco giochi e soprattutto oggi il momento di festa, anche per la festa dello sport, con 45 associazioni qui presenti in questa bellissima giornata. Questo fa parte di un master plan che abbiamo presentato tempo fa, che quindi a Lotti vedrà lavori, verrà anche fatto lavoro poi della pista per mountain bike, eccetera, eccetera, proprio per dare un segnale di unità, un segnale forte nello sport e nelle infrastrutture sportive nelle quali l'amministrazione Pardini crede tantissimo. L'area lungo il fiume è stata riqualificata con nuove alberature, un vialetto pedonale che di notte rimane illuminato, una pedana coperta per ospitare eventi e spazi ricreativi. In fondo al parco, grazie a un finanziamento di 200.000 euro della regione, è stata costruita un'area per bambini attrezzata con giochi realizzati con materiali ecologici. La valorizzazione di questo parco fluviale credo che sia un simbolo del rapporto tra il lucchese e il fiume, un rapporto controverso, visto le frequenti
alluvioni e esondazioni, ma anche un rapporto da recuperare in senso qualitativo e di fruizione. E poi voglio ricordare che stiamo progettando il completamento della ciclovia Puccini da Massaciuccoli sino a Torre del Lago alla Casa del Maestro, quindi con un investimento non solo progettuale ma poi sull'infrastruttura da parte della Regione Toscana. Anche i consiglieri e la segreteria del Partito Democratico di Lucca chiedono al sindaco Pardini di confermare o smentire la presenza di un assessore e di consiglieri comunali all'incontro al centro sportivo Vignini, al quale avrebbe partecipato in collegamento audio Andrea Palmeri, condannato per vari reati, attualmente latitante in Donbass. Pardini stavolta non può tacere, dicono gli esponenti del PD, un assessore che va a ascoltare un personaggio condannato con sentenze passate in giudicato per reati molto pesanti, sarebbe un fatto politico gravissimo e rilevante, dicono i democratici. Cambiamo ancora totalmente argomento, andiamo in Garfagnana adesso. A Montalfonso è stata aperta la settimana estiva per avvicinare i giovani al mondo della protezione civile. Si è aperto a Montalfonso, a Castelnuovo, il campo scuola Anch'io sono la protezione civile, un progetto del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani da 10 a 13 anni e farli avvicinare al mondo della protezione civile. A Montalfonso il campo estivo ospita una trentina di giovani provenienti da Castelnuovo e dalla Garfagnana ed è allestito e curato dal gruppo di protezione civile Autieri d'Italia, sezione Garfagnana. Campo che si chiama Anch'io sono la protezione civile, in modo che durante i 7 giorni tutti i ragazzi apprenderanno le attività della protezione civile sulla difesa dell'ambiente, sulla tutela dell'antincendio boschivo e tutto quello che ne consiste e le nostre attività della colonna mobile nazionale. Questi ragazzi è il futuro della protezione civile perché dopo di noi si spera che loro apprendano dei valori importanti che riescono a mandare avanti il sistema nazionale di protezione civile. Ad aprire la settimana estiva con il saluto a questi ragazzi, il primo cittadino Andrea Tagliasacchi nella sua prima uscita ufficiale, dopo la rielezione a sindaco con l'80% dei voti. Bellissima questa iniziativa, grazie agli Autieri perché insegneranno a questi ragazzi delle cose importanti che sono i valori fondamentali della protezione civile, della solidarietà ma anche la professionalità, quindi alcune istruzioni importanti e poi in questo contesto suggestivo della fortezza è una cosa veramente bellissima. Mi fa piacere essere qui perché credo che questo luogo debba essere sempre più vissuto proprio anche dai cittadini e dai ragazzi e dalle scuole. Sulla piana di Lucca adesso, perché a Capannori c'è stato un interessante incontro sulle dipendenze, dipendenze da alcol, da droga o dalle moderne tecnologie che sono diventate una vera e propria emergenza, soprattutto dopo il Covid. Mai come dopo il Covid le dipendenze sono in aumento, dipendenze dalle droghe, dall'alcol, dalle nuove tecnologie. Se ne può uscire solo aprendosi agli altri, condividendo le proprie esperienze. Se ne è parlato nella sala consiliare del comune di Capannori, nell'incontro dal titolo La vita non dipende, promosso oltre che da comune, provincia e regione, dalla ASL e dall'ACAT, l'associazione dei club alcolologici territoriali di Lucca. Ci sono state testimonianze dirette di chi ha attraversato una dipendenza e hanno parlato esperti e rappresentanti delle istituzioni per fare il punto sulle cause di questo fenomeno in crescita e sulle strategie per affrontarlo. L'aumento delle dipendenze purtroppo dipende da uno stile di vita centrato molto innanzitutto per quelle più recenti che sono le dipendenze elettroniche, chiamiamole così, da internet, dagli sviluppi tecnologici, ma poi purtroppo anche da un cambiamento epocale che c'è stato, un allontanarsi da un modo di pensare e di condividere che sul piano sociale oggi è più scarso e che ha portato irrimediabilmente a un rinchiudersi nell'individualismo. Per uscire dalle dipendenze invece è fondamentale affidarsi all'aiuto di gruppo e in questo senso l'esperienza fornita dai club alcolologici è di grande insegnamento. Quella di oggi qui è proprio un momento in cui attraverso il lavoro di gruppo di questi club di alcolisti in trattamento, questo ACAT che veramente è un'organizzazione molto molto interessante, molto importante da tanti anni, aiutano appunto le persone a uscire dall'alcolismo. Torniamo a Lucca con la chiusura domani della mostra fotografica del collega Paolo Pacini.
Si chiude domani, domenica 16 giugno, con un'asta di beneficenza, la mostra fotografica di Paolo Pacini, che per più di un mese ha offerto ai visitatori del Palazzo delle Esposizioni uno sguardo originale sulla città di Lucca, attraverso scatti mai banali dedicati al paesaggio urbano, alla natura, ma anche alla sua grande passione per la musica. Brevi distanze, una città da sfogliare. Questo è il titolo dell'esposizione, curata da Paolo Bini e realizzata con la Fondazione Lucca Sviluppo e il patrocinio del Comune, delle Lucca Summer Festival, di We Love PH e della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. 4. Le sezioni visitabili ancora per poche ore, in cui è articolata la mostra di Pacini. L'intervallo delle ombre, Mura, l'oasi degli uccelli, visioni urbane in bianco e nero, Lucca la città della musica, Lucca Summer Festival. Appuntamento quindi domani alle 18 al Palazzo delle Esposizioni con la fiera di beneficenza. Il ricavato andrà interamente all'associazione L'amore non conta i cromosomi di Lucca. E chiudiamo come ogni sabato con la rubrica Con gli occhi di Paolo. Cari amici e cari amiche, buonasera. Da qualche settimana ormai sto facendo la visita pastorale nella Valle del Serchio, dall'Alta Garfagnana alla Val di Lima, dove mi trovo in questi giorni. E in tanti piccoli paesi mi imbatto in persone che vengono da fuori. Si tratta di italiani originari di quei posti che stanno qui per le vacanze o anche perché sono ritornati a vivere nelle terre dei padri. Si tratta di stranieri che hanno deciso di vivere qui o di passare qui lunghi periodi di vacanza. Questo mi fa molto piacere, non solo perché si tratta di incontri in genere molto simpatici e molto cordiali, ma anche perché ci fanno respirare la stima per i nostri territori. Gente che apprezza le persone, i paesaggi, la cultura, la religione di questi nostri posti e che decide di vivere qui o di tornare a vivere qui. Sono l'avamposto di tanti turisti che in questi giorni affollano le nostre città, Lucca, Viareggio e gli altri territori della nostra diocesi. Ecco, vorrei salutare in questi nostri amici dell'entroterra tutti quelli che sono in questi giorni da noi, che ci stanno stabilmente venendo da fuori, che sono tornati dall'emigrazione, che sono come turisti a godere delle bellezze della nostra terra. Vorrei assicurare loro la nostra accoglienza, la nostra stima e la nostra simpatia e insieme augurare che noi possiamo imparare qualcosa da loro. Ci sono storie interessanti da ascoltare, esperienze istruttive da accogliere nel cuore. Buona domenica a tutti. E con l'Arcivescovo chiudiamo la prima parte del TG, ora la pubblicità e torniamo subito con lo sport.